Ben ritrovati i miei fantastici amici, quest'oggi qui con me c'è un artista a 360 gradi, uno straordinario attore, un comico veramente divertentissimo, uno scrittore e soprattutto una star dei social, lui, Pasquale Palma. In questo momento difficile, la domanda che ci facciamo tutti è sempre la stessa. Anna Mari, perché mi ha lasciato? Eccoti qua, finalmente! Ma dopo questa presentazione, io dovrei solo trasformarmi in, che ne sai, Domenico Modugno, dopo questa in Totò, perché hai fatto una presentazione che la gente dirà, ehi, mo chi esce? Sei tu! Sono io, grazie. Sei tu e buon compleanno! Grazie mille, grazie mille. 18 anni sono gli anni più belli e non tornano più. Sei maggiorenne. Come sei diceva maggiorenne. Il maestro Mimmo Dani, 18 anni sono gli anni più belli. Grazie, è la prima volta che mi fanno un augurio in una trasmissione. Veramente, quindi dobbiamo festeggiare in diretta, quindi, guarda qui, ragazzi. Allora adesso accendiamo in diretta sperando di non... Ragazzi, questo è il reality show, reality show. Guarda qua, guarda qui, facciamo anche la fiammata. Vai, avete mai avuto il compleanno da Brigitte? Happy io sì. Happy birthday Pasquale, happy birthday to you. Auguri, augurissimi. Che sei tessuto? No. No, è già sudato, 4.000. No, non si spegne. Però si spegnerà. Si spegnerà, signore. Devi esprimere il desiderio prima che si spenga questa candela. Fatto. Anche tu. Hai espresso i desideri? Assolutamente. Non è il tuo compleanno, però va bene lo stesso. Va bene lo stesso. Grazie mille, grazie, grazie. Guagliù, 27 che... anni. No, aspettiamo che sei tu. Ma che su 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Auguri! Auguri Pasquale, buon anno! Grazie mille, Brigitte. Dopo la mangiamo, la assaggiamo. Ma mangiato, assolutamente la mangiamo. Ragazzi, una presentazione micidiale. Un compleanno festeggiato. Un clima mite, lo possiamo dire, ma caldissimo. Clima mite, quindi sono molto contento di essere qui. Che meraviglia, tra l'altro ecco, hai espresso il desiderio, ma tutti i tuoi desideri già si sono avverati, perché tra l'altro una carriera di successo. Ma qual è stato quello più emozionante di questa tua, di questa carriera veramente meravigliosa? A parte oggi qua, dici, a parte oggi qua. Allora, il mio sogno da bambino era di venire al salotto di Bri. Veramente? Io mi svegliavo ogni 40-45 minuti, e i miei genitori sentivano che io piangendo dicevo Santo Ebri, però loro non capivano, poi l'hanno capito e hanno detto ah finalmente, perché sei brioso. Sono brioso. No, tante cose in questa, diciamo, carriera è anche un parolone, perché secondo me è un percorso, è un viaggio, è un divertimento, è... Infatti tu è stato un grande divertimento. Sì. Ma adesso su due piedi mi viene in mente la serata che ho fatto nel 2017 con Diego Armando Maradona. Esatto. È una di quelle cose. È una di quelle cose che difficilmente dimentichi, soprattutto perché lui era molto emozionato di stare vicino a me. Che cosa hai, appunto, che cosa ha provato Maradona stando vicino a te in quel momento? Lui da piccolo sentiva parlare di me, tutti quanti dicevano Pasquale Palma, e lui quando mi ha incontrato ha detto per me è un onore, vogliamo fare una foto. Io ho detto perché no, perché devo distruggere il sogno di questo signore, quindi abbiamo fatto una foto e lui ha portato con il suo ricordo sempre in sì. E no, sei andato a ritirare tu lo scudetto, giustamente. È ovvio. No, diciamo che Maradona va oltre il calcio, va oltre proprio lo sport. Io ero piccolo e sono nato nell'86, quindi ho sentito gli ultimi anni di Maradona, ma non l'ho vissuto veramente. Ma Maradona è come se fosse Masaniello, è come se fosse, non lo so, Napoli, il maschio angioino. Quindi quando è arrivato quel momento che io sono stato chiamato in questo spettacolo come unico momento comico, tra l'altro, perché c'erano ospiti musicali, c'era Diego Armando Maradona, era di Alessandro Siani lo spettacolo, e io ho avuto l'onore di stare fianco a fianco a Maradona per due giorni. Lui è una persona, tra l'altro, tranquillissima. Cioè uno pensa, ma è quello il Maradona. E invece no, Maradona... Io ho trovato più altezzosità in personaggi più piccoli a volte che non in Diego Armando Maradona. Appunto, per questo è un grande, perché è umile, esatto. È stato umile da sempre. E poi no, è rimasto veramente nel cuore, perché lui scherzava pure con me, lui diceva che io ero basso, ovviamente io lo sono basso, però lo era anche lui, solo che io non avevo il coraggio di dirglielo.
E no, è stata una bella cosa, c'era Clementino, c'era Gianni Minà, che grandi personaggi. Quindi uno dei momenti più belli della carriera è stato sicuramente questo, ma poi tutto il periodo a Made in Sud, che ci siamo divertiti. Esattamente, i tuoi tantissimi personaggi, sì, personaggi che sono rimasti ormai nel cuore di tutti quanti. Sì. Tu li inventi sempre, ma ti è mai capitato di rimanere imprigionato proprio, di immedesimarti talmente tanto in uno di questi personaggi da non riuscire ad uscirne più? No, io sono rimasto più imprigionato quando fa caldo. Però a parte questo, no, imprigionato no, perché i personaggi, non è che c'è questo lavoro shakespeariano, diciamo, di immedesimazione, è un divertimento. Poi un grande del passato, Marcello Mastroianni, diceva una cosa che mi ha sempre incuriosito. I giornalisti dicevano, ma lei come fa ad uscire, ad entrare da un personaggio? Lui diceva, io mentre faccio un personaggio penso a cosa devo mangiare a ora di cena. Quindi vuol dire che è un divertimento anche quando fai un personaggio drammatico, figurati nel cabaret, nella comicità. Vivo D'Angelo mi sta proprio sulla pelle, perché io sono nato come fan di Nino D'Angelo. Io sono una fan sfegatata. Ma di tu Vivo sei Anna Marie. Io sono Anna Marie. Anna Marie, perché mi ha lasciato? Lei è stata una delle prime Anna Marie, lo dobbiamo dire. È vero. Perché nei primi anni di Made in Sud tu venivi già a fare, esatto, le interviste. Io ero lì con te. E sei stata una delle prime Anna Marie, quindi siamo cresciuti insieme. Mi sono innamorata subito. Subito. Anna Marie, ti ricordi sul mezzo? Ti ricordi? Mi ricordo. Poi siamo caduti, ma io non mi sono fatto niente. Ma che tenevo casca. Ci sta. Che meraviglia. Tra l'altro c'è stata una cosa, veramente un momento storico, l'incontro davvero con Nino D'Angelo. Io l'ho visto, guarda, ti dico, le risate, no, perché è stato... Ma tu eri emozionato. Io però. Ero emozionato, veramente. Ma io so, quando incontro Nino D'Angelo divento quel bambino che ascoltava le canzoni tanto tempo fa. Quindi ci siamo incontrati varie volte, ma però nel momento della pandemia, non so se vi ricordate, sì, tempo fa. Che cosa è successo durante quel periodo? Non so se qua Angri è arrivato. Anche qui. Vabbè. E comunque no, lui fece una diretta, io lo salutai, però sai, c'erano tante persone, lui disse no, devo chiamare lui, e io mi emozionai come una creatura, infatti è diventato un incontro a Teano, capite, Garibaldi e Vittorio Emanuele. Lui è una persona splendida, vabbè, ma lo sa. E lui ama il tuo personaggio. No, lo ama soprattutto perché ha letto che è un omaggio, perché io quando ho fatto il personaggio avevo paura soprattutto che i suoi fan si risentissero un po', dici questo sta sfottendo. Invece no. No. Invece hanno letto che io ero un suo fan, poi mi vedevano ai concerti, alle cose, quindi non era uno sfottò, era proprio un omaggio. E lui no, è stato contentissimo e quella volta in diretta, vabbè, ha detto lui vi ama, quindi sentire l'originale che dice la cosa, e poi lui il suo clone, quindi è proprio stato veramente fantastico. Ma infatti il pubblico ti ama proprio per questo, perché tra l'altro tu riesci a miscelare molto bene l'irriverenza con quella che è la sperimentazione, cioè tu trasformi, diciamo, quella routine quotidiana in qualcos'altro. Infatti nei tuoi video, quelli là anche che posti tra diciamo la realtà, quindi la professione, esatto, e poi ovviamente i tuoi momenti intimi anche. Certo. C'è proprio questo fatto di riscrivere continuamente quello che poi... Non lo so, ma come l'hai detto tu mi piace. Cioè, quindi può essere che non lo so manco io, però mi piace, se tu l'hai visto vuol dire che c'è. Ha sempre ragione lei. Allora partiamo da questo, ha sempre ragione lei. No, io mi diverto, mi piace l'irriverenza, mi piace fare cose che gli altri non fanno, mi scoccio di fare sempre le stesse cose, quindi penso che il mio lavoro, ma è anche una forma di espressione, perché questo non è solo un lavoro, vai in ufficio, finisce l'orario, torni a casa e finisci. No, questo è un lavoro che magari lavori di più quando stai scrivendo una cosa e magari quando la stai facendo lavori di meno, quindi magari qualcuno quando vedi che fai un film oppure vedi che fai uno spettacolo teatrale dici è pesante quel momento, magari quello è il momento di relax, invece magari quando stai pensando, quando stai elaborando, stai lavorando lì. Certo, perché c'è questa comicità importantissima, perché sta alla base ovviamente della risata. Deve essere anche istintiva la comicità. Esatto. Ma deve essere anche intelligente, perché oltre ad esserci quella che può essere l'improvvisazione, che è frutto di talento, c'è anche poi un lavoro di scrittura. Ma sì, perché anche perché gli anni passano, la comicità in 4-5 anni cambia. Quindi quello che facevamo 10 anni fa non è detto che è giusto adesso. E soprattutto rifarlo, perché tu... Molto spesso le persone mi dicono, ma Vivo D'Angelo non lo fai più. A me questa è una frase che piace. Rispetto a, ma fai sembra Vivo D'Angelo. Cioè, capito? Tu è di Scampia. Eh no, sì, certo, sono di Scampia pure. Però io
preferisco lasciare un po' prima il personaggio, prima che il personaggio diventi vecchio, diventi, sì, capito? Infatti Vivo D'Angelo sta sempre là, che ogni tanto lo riprendo, però non l'ho tirato proprio come una corda fino a farlo spezzare. E la gente è rimasta ancora affezionata. Tra l'altro Vivo è nato proprio durante questi spettacoli nei villaggi turistici. Esatto, esatto. Brava, sei preparata, sei preparata. Io perché ho fatto vivo nei tuoi villaggi, tu ancora non mi avevi notato. No, io ero lì. No, non è vero, non è vero. Non dire bugie, non dire bugie. No? Io ti avevo visto, non eri tu. Ho chiesto, sei Brigitte? Ho detto no. Ma io sono Anna Marie. Ma Anna Marie, perché sei diventata Brigitte? No, io ho cominciato nei villaggi turistici come quasi tutti quelli che fanno spettacolo, da Fiorello a tutti quanti, e quando ci inventavamo le cose, una sera il capo animatore disse: stasera improvvisiamo, ognuno di voi deve stupirmi, mi deve meravigliare con delle cose. Allora io andai dietro la costumeria, disse, mo che mi metto, mi devo inventare qualcosa, vidi un giubbino di jeans e una parrucca bionda, però da donna. Io dissi, mo faccio il codino alla parrucca bionda, la faccio diventare un caschetto e mi metto il giubilo di jeans. Sono uscito sul palco, non ho detto nulla. Io ero molto magro all'epoca, ho detto solo così, facevo solo così, la gente moriva. E là ho capito che quel personaggio aveva qualcosa. Sì. E poi l'ho portato al TAM di Napoli, dove c'erano i laboratori, che non erano ancora per Made in Sud. Ah, okay. Made in Sud non esisteva, erano dei laboratori dove Nando Mormone, il patron di Made in Sud, faceva venire questi ragazzi e li faceva sperimentare. Esatto, una cosa che oggi, sperimentazione di cui parlavamo, importante. Oggi mancano proprio questi posti per andare lì e non avere un obiettivo. Tu dici, vieni qua a fare palestra, la fa il palestrato, la fa quello che suona la chitarra, anche il comico. Che tu sul palco, mentre fai una cosa, capisci la prossima volta cosa aggiustare, cosa tagliare, se il personaggio funziona, se quella è la chiave tua. E noi domenica dopo domenica facevamo una serie di repertorio e poi alla fine nacque il programma Made in Sud nel 2008, 5 anni di Sky come di Central e poi in Rai Super Pro. Quindi è stato un qualcosa di veramente, no, ma ci siamo divertiti tanto. Un bel percorso. Bello. Con tanti artisti, tutti amici, insomma, poi lì anche tanto cinema. Sì. Poi diciamo si parte con l'animazione, un po' di teatro, che ho sempre voluto fare teatro, la televisione, che ringrazio perché quella poi ti fa, almeno all'epoca, perché oggi la televisione ha un po' perso quello scettro, secondo me, con i social. Oggi se fai un video... Tu sei la star dei social. Sì, mi diverto, però diciamo, oggi se fai un video social e va virale, ti vedono più persone rispetto di un film e di un programma televisivo. Che questa è una cosa che fa pensare. A me a volte spaventa il web, perché è forte, però stiamo tutti là sopra. Mm. Quindi io, fruitore, apro TikTok per dire, e in 5 minuti io ne vedo 30 di comici. Secondo me si è un po' abbassata la meraviglia del pubblico. Anche il livello, secondo me. Ma sì, ma è ovvio, perché io quando ero piccolo e vedevo, che ne so, i comici di Zelig, io capivo che quelli erano professionisti. Se vedevo una corrida di paese, io capivo che quello era simpatico. Se guardavi Totò? Guardavo Totò, ci manca, chi non guarda Totò? Edoardo De Filippi. Nomi così. Massimo Troisi, no, mi piacevano le cose, diciamo, piccole così. No, però oggi il problema del web è quello lì, che stando tutti là sopra, nessuno ti ha provinato, tu per fare un film devi trovare una produzione, per fare un programma televisivo qualcuno deve dire sì, qua sopra... Io dico sì, quindi... Hai detto sì? Sì. E allora? Ecco. No, però il web è... non dobbiamo, diciamo, tapparci gli occhi a questo web. Ma tu che rapporto hai proprio con quel pubblico del web rispetto al pubblico teatrale, che lo senti lì al momento? Diciamo, io mi sento comunque che faccio un altro mestiere, nel senso che metto qualcosa sul web, su TikTok, carico qualche video quando ho qualcosa da dire, però non è il mio lavoro, capito? Se fosse il mio lavoro dovrei caricare tutti i giorni, seguire, fare dirette, non è il mio lavoro, però so che oggi per fare il lavoro che faccio funziona, ci deve essere anche quello. No, ma oggi fa meno caldo di ieri. No, ma oggi fa meno caldo di ieri. Molto meno caldo. No, ma oggi fa meno caldo di ieri. No, oggi fa meno caldo di ieri. Però lo sto ancora
monitorando. Capendo, sì. E vorrei inventare qualcosa, diciamo, di nuovo, perché ci sono parecchie persone che mi fanno ridere, eccetera, eccetera, però c'è pure molta omologazione, capito? A me non mi piace quando è tutto uguale. Cioè, quando è tutto uguale, sono io che faccio un passo indietro. Perché tu sei poliedrico, sei camaleontico, sì. Devi cambiare continuamente. Qualsiasi termine tieni, dillo, lo so. No, ma è vero, perché ho tante personalità, tante sfaccettature, che fare una cosa mi scoccio, e quando vedo che gli altri fanno la cosa che volevo fare io, non lo faccio io. E decidi di fare un altro, perché tu, oltre ad essere interprete, attore, sei anche proprio autore, scrittore. Ce la capiamo, ce la capiamo. Se ti facessi una domanda in inglese. Non dif- no, in What's inglese. What's your name? Pasquale. What's your name? Pasquale. Pensavo mi rispondessi, my name's Ballot. Ah, ma è preparatissima. Sa delle cose che non so manco io. Perché io ho letto il tuo libro. Brava. Sei un grande scrittore. Di quale libro stiamo parlando, amici? Di questo qui. Di questo qua. Sbagliato. Questo qui. Avete presente I Promessi Sposi di Manzoni? Siamo oltre. Avete presente Il Gattopardo di Tommasi di Lampedusa? Siamo oltre. Ma soprattutto questo è l'unico libro che può servire d'estate, non solo sotto all'ombrellone per leggere, ma pure a casa, poi vai ciuscia. Perché è l'unico. Therapeutic comedy. No, vabbè, troppo. No, no, ha letto tutto, ragazzi, ha letto tutto, ha letto tutto, ha letto tutto. Perché diciamo alle persone che stanno, sei troppo preparato, stai emozionando. Diciamo alle persone che ci stanno seguendo, parte tutto da uno spettacolo, esatto, che si chiama My Name is Svelut. Che vuol dire Svelut? Svelut parte da un termine che si usa a Giuliano, la Beverly Hills del sud Italia, sì, che mi piace la Los Angeles dei nostri giorni. Svelut per dire quando una persona sta un po' avvilita, svilita, stanca, confusa, stai tutto svelut. Da questo termine io l'ho inventato un po', diciamo, gli ho dato un'altra accezione con un accento diverso, svelut. Ho preso tutti dei monologhi, dei dialoghi, delle visioni mie, partendo da quando le persone si sentono un po' svelute. Quindi i moti dell'animo. Vabbè, mi piace questo libro. Cronache, semiserie dei moti dell'animo. Ho ritrovato un po' anche io. Ho ritrovato anche un po' me stessa in questo libro. Addirittura, io ti ho messo qua dentro proprio. Sì, ecco, sì. Qualcosa. Sì, c'è una parte di te, c'è una mano. Sentiamo. C'è una mano. Sentiamo, leggi. Il salotto più bello e fresco che ci sia. Sì, ci sta. È proprio la verità. Quindi, partendo da uno spettacolo, ho fatto poi questo libro perché era un mio piccolo desiderio. Ecco, io quando ho un desiderio lo devo. Questa voglia di fare lo scrittore. Ma perché allora io ogni cosa che non ho fatto ancora, se c'ho quella cosa qua che la voglio fare, la già fa, che se non sto buio, se voglio fare una cosa la già fa. E quindi volevo scrivere un libro perché secondo me il libro comico è una cosa bella. Uno perché, ecco, in tempi dove ognuno fa le cose che fanno gli altri, questa è una cosa un po' retro, perché quando ero piccolino io, che ne so, Giobbe Covatta, Claudio Bisio scrivevano gli autori perché si portava un po' questa cosa. Oggi è un po', diciamo, in disuso, però a me mi piace perché passeranno gli anni e tu aprirai questi libri, questa pagina, e dirai: ecco cosa pensava Pasquale nel lontano 2023. Perciò dico che dallo spettacolo, che è terapeutico, diventa anche proprio libro terapeutico, non ma solo è un per libro te che hai scritto, no, ma è un proprio libro per gli altri, per il sì, pubblico. Sì, sì, perché è un libro umoristico, però ci tengo a dire che non è un libro di barzellette, nel senso che sono cose, ti fanno ridere perché sono surreali. Però mi piaceva pure questo sottotitolo, Cronache, semiserie dei moti dell'anno. No, quindi sono contento, ringrazio Guida Editori che mi ha dato questa possibilità. Facciamo vedere anche la copertina perché è molto bella. Infatti ringrazio Danilo Pergamo, che è un grandissimo disegnatore, che mi ha disegnato in questo specchio con io che mi guardo e la mia anima che mi ride in faccia, ovviamente. E che cosa stavi pensando in quel momento? Tu, vabbè, quando ti guardi allo specchio, che cosa pensi? Ma quanto sono bello! Ma quanto ti corteggerei, ma quanto tutto questo. Poi passano mezz'ora. Se fossi la tua prof di inglese, visto che tu da piccolo, insomma, quando eri a scuola, prendevi in giro le prof. Sì. No, vabbè, ma io facevo le imitazioni, facevo gli spettacoli completi. Allora una volta mi fai in l'imitazione, classe. Sono la tua prof d'inglese. No, a te come faccio a fare le imitazioni? Erano più. Io sono veramente una prof, tu lo sai. E ma erano dei mostri a me. Tu sei una prof non da imitazione, da adulazione, ma non da imitazione. Io avevo dei mostri a scuola. Io una volta ho fatto la Divina Commedia
inferno, purgatorio e paradiso, mettendo i miei professori all'interno. E c'erano i miei compagni morti dalle risate. Avevo dei professori, Rinaldi, Rizzo, Lombruno, dei nomi proprio che sono dei gironi danteschi. E quindi no, qua dentro si trova un po' di quello che sono io in questo momento. Ringrazio anche Nicola Vicidomini che mi ha fatto la prefazione. Compratelo. Ma io so perché... che sta andando a Ruba. Tantissime presentazioni. Non euro perché tutti lo stanno rubando. Quindi quello si compra, diciamo. Si compra. Non è per l'estate, sotto l'ombrellone. Te lo puoi leggere una volta un testo, una volta un altro, e troverete un po' di tutti voi. Assolutamente. Beh, sì. Ma quali sono i tuoi prossimi progetti? Che cosa in quella mente poliedrica? Allora, il prossimo progetto è asciugarmi. Girovagando. Un pochino di sudore. No, ho appena finito un film con Jerry Calà, e Nando Paone, Maurizio Casagrande, Sergio Assisi. È una bella commedia. Jerry Calà, che è un mito, diciamo, quando ero piccolo, quindi appena ho sentito che Jerry Calà stava facendo questo film e voleva dare un ruolo a me, io sono stato proprio felicissimo. E poi faccio coppia con Nando Paone, che è una cosa che per me... Da piccolo io ho consumato la videocassetta di È fuori nevica, Cico, eccetera, eccetera, quindi ritrovarmi sul set con Nando. Il film si chiama Chi ha rapito Jerry Calà. Lui interpreta proprio se stesso, che viene rapito, e ci sarà un riscatto, una cosa, ed è tutto girato a Napoli. Il mio personaggio è il nipote, siamo io e Nando Paone, siamo due boss però di quarta lega, loro fanno i pescivendoli che però ogni tanto si inventano boss, quindi siamo i boss scemotti del quartiere, che daremo filo da torcere ai boss veri. C'è Gianfranco Gallo, no, è una cosa bella, dovrebbe uscire penso novembre-dicembre. Ecco, io devo essere in prima fila assolutamente perché dobbiamo fare la presentazione di questo film. Poi è uscito il libro. Adesso questo libro... Lo rifacciamo vedere, Svelut, assolutamente. Dei moti dell'anima. E poi ci sono tante cose. Sto portando avanti un progetto teatrale che adesso si è fermato per l'estate, insomma, date estive un po' live. Però ci sono molte cose che pullulano. E... Ma cinema, TV. Scrittura, teatro, salotto di Brie. Quale ti piace più assai? Umare. A me piace umare, voglio dire il salotto di Brie, però voi non state qua, quindi voi da casa non sapete. Perché tra poco ti aspetta un bel tuffo. Ma qua? Assolutamente sì, tra poco ci andiamo a fare un tuffo. Allora ci andiamo a fare un tuffo, perché il tuo compleanno è, quindi c'è la sorpresa. Ma voglio che duri un mese questo compleanno, per un mese poi. Ragazzi, perché è bellissimo il salotto di Brie, però voi non sapete che qui è un altoforno. Perché oggi è la giornata più calda dell'anno. No, dell'anno, della vita, signori miei, della vita. No, mi piace tutto quello che mi va di fare in quel momento. Sì. Capito? Ho fatto il libro quando mi andava di fare. Scrivo canzoni, scrivo... Ecco, un'altra cosa, per esempio, musical. Se dico musical, visto che racchiudo un po' tutto... No, musical non è proprio... Il musical teatrale non è il mio proprio mondo. Mi piace più il teatro canzone, nel senso che nello spettacolo che sto facendo, per esempio, My Name is Svelut, io sono insieme a un musicista... in cui tra monologhi, tra visioni, tra sketch, eccetera, eccetera, c'è anche la musica, canzoni scritte da me, comiche, ma anche non solo comiche, più, diciamo, uno stile cabaret milanese anni 80. Però il musical proprio no, perché non so ballare, quando facevo l'animatore era un disastro, quindi cioè, ero solo il simpatico sul palco negli sketch, però... O Gobbo di Notre Dame, non ero proprio... Eppure ti vorrei vedere in quella parte. No, meglio no. Cioè, sono alto quanto il Gobbo di Notre Dame. No, il musical no, mi piace molto il cinema, in verità, anche se in questo momento il cinema sta un po' soffrendo rispetto al teatro, paradossalmente. Sì, ma anche tutto questo è dovuto anche alla pandemia. No, è dovuto, diciamo, sicuramente, però è dovuto anche un po' ai... Social. Io mi metto nei panni di una persona che lavora, torna a casa, apre Netflix, trova tutto il cinema che vuole, quindi scendere, parcheggiare, pagare un biglietto, che poi il biglietto del cinema, io ci vado ancora perché sono un malato di cinema, però il biglietto del cinema sta comunque 10 euro, tu una moglie, un figlio, una cosa, vieni a fare, ti devi mangiare una cosa dopo, ma tu dici sto a casa, quindi non colpevolizzo il pubblico. E che forse il sistema ha voluto che il cinema scomparisse un po'. Però noi siamo sempre quelli che vogliamo. No, io ci spero sempre. Perché è una cosa che... Io quando vado a vedere un film comico al cinema,
io sono anche portato dalle persone a ridere, ma quando tu sei solo tu a casa, sì, due o tre persone, ma non ti dai la stessa cosa. Non è la stessa cosa, assolutamente. Io quando sono andato a vedere gli ultimi film di Zalone, per esempio, la sala scoppiava. Lo vedi a casa, sì, ridi, ma io se sto a casa rido così. Se sto in nano gruppo, mi viene da ridere pure a me. Se sento tu che ridi, mi viene da ridere pure a me. E poi pure i film di Sorrentino, una cosa li vedi al cinema, l'ultimo soprattutto, è stato La mano di Dio. A casa sì, ma non era proprio la mano a casa, erano riti, era solo riti. Quindi speriamo che il cinema torni e speriamo che tornerà con te. Vediamo che i produttori, diciamo, siano anche più aperti a progetti nuovi, perché anche questo poi è complicato. Anche televisivamente parlando, sì, perché c'è bisogno anche di programmi dove anche, per esempio, ecco, le nuove generazioni vengano coinvolte. Ecco, è il messaggio difficile. Che proprio vorrei che tu lanciassi a quelle generazioni che devono venire a teatro, devono seguire in TV, ma anche coloro proprio giovani che vogliono diventare comici. Quindi magari, come dicevamo anche all'inizio, c'è bisogno di uno studio. Non serve solo l'improvvisazione. Anche una curiosità. Oggi io sono fortunato che sono una generazione di mezzo. Cioè non sono né giovanissimo e né vecchio che posso dire io ho già i tempi miei. Però io riesco a scegliere cosa vedere sul web. Sì. Magari un ragazzo di 12 anni magari ama anche la comicità, però pensa che la comicità sia quella e basta. Il consiglio che do: vai a vedere tutto Troisi, vai a vedere tutto Benigni, Woody Allen, cioè meravigliati davanti a un DVD e dire ma questo chi è? Cioè dove stava? Sentiti piccolo piccolo davanti. Io ancora oggi metto i film di Nuti, per esempio, e mi sento piccolo così, dico, wow, questo era un genio. Ma quella cosa ti fa poi... Io li ho conservati tutti i grandi film. Maronna mia, che ci sta? C'è di tutto. Amici miei, ragazzi, amici miei, capolavoro assoluto. Ah, capolavoro assoluto di Mario Monicelli. ecco, a un giovane direi, vedi Amici miei. Sì. Veramente, perché devi capire che la comicità è anche altro, altrimenti diventa solo quella cosa del web. Assolutamente no. Studia, poi... Hai qualcosa, devi avere qualcosa da dire. Aggiornatevi soprattutto. Aggiornatevi e fatti una domanda: ma io perché lo voglio fare questo mestiere? Per diventare famoso o perché tengo qualcosa a ricevere? Per diventare famoso? Allora, leave a man. Perché. A me sai perché piace? Sono più i. Come si dice? I fegati amari che ti fai. Quindi se lo vuoi fare proprio, c'è cioè quel fuoco, fallo, se no, no. Quello che dicevo è che da quando ti conosco, ormai sono anni. Era il 1949, Totò uscì con FIFA e Arena e noi ci conoscete. Esattamente, sì, da quando ti conosco sei sempre rimasto lo stesso, con la tua umiltà nonostante il grandissimo successo. E questo veramente è un tuo pregio e portatelo sempre. Dopo perché... l'Oscar stavo perdendo un po' la testa, però sai, mi chiamò Benigni, disse Pasquale ma non ti atteggiare troppo, dissi ok, dopo il Golden Globe mi stavo atteggiando, dopo il film con Quentin Tarantino, però poi ho detto vabbè dai, adesso che vedi per te, se no non mi chiama più Bri. Ma quanto sei brioso? Io da 1 a 10, Bri. Bri. Bri, allora io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. No, lo faccio io a te. Però ci vediamo per un altro paio di cose. Vediamoci quando vuoi, organizziamo cose fresche, organizziamo cose divertenti e tutti i compleanni. E soprattutto da in poi. Li verrai a festeggiare qui. Wow. E soprattutto con una parola: Svelut. Svelut. Amici miei, siamo tutti Svelut e quando credete di non esserlo, là lo siete. E dammi la mano perché questa è la mano della fortuna. E intanto io vi aspetto alla prossima puntata. Anche con io. Pasquale Palma. Sempre, tutti i giorni.